Dottoressa, un centro per l'ipovisione infantile e dell'età evolutiva, come si svolge? L'attività del centro si svolge attraverso una valutazione della fascia dei bambini da 0 a 18 anni nel nostro centro, attraverso una valutazione di un percorso diagnostico e dell'assessment della funzione visiva. Poi si effettua una valutazione anche della capacità di utilizzare la funzione visiva, sia con ausili ottici, non ottici, e poi ci si occupa anche della parte dell'inserimento nell'ambito dei luoghi di vita del bambino. Ovviamente quando è possibile fare una terapia, sia medica che chirurgica, è ovvio che questo viene fatto. In alcuni casi però, in una buona parte dei casi, non c'è possibilità terapeutica, quindi si passa subito a una abilitazione e riabilitazione. Ecco, vi occupate anche delle malattie infettive? Ci occupiamo degli esiti delle malattie infettive come la toxoplasmosi congenita, cioè di quelle malattie che hanno determinato un danno, per esempio in periodo prenatale, che determinano delle lesioni permanenti della retina con danno visivo importante. Come diceva lei, dai 0 ai 18, come fa un genitore a accorgersene del figlio? Sì, diciamo che il centro si dedica molto particolarmente alla fascia dei bambini più piccoli, e quindi questa è la sfida più difficile. Per il genitore può accorgersi di questo perché manca un aggancio visivo, cioè il bambino non guarda negli occhi la mamma, per esempio, mentre lo allatta, non riconosce le persone, si porta gli oggetti molto, molto vicino agli occhi, oppure agli occhi che ballano, che si chiama nistagmo, o ha delle malformazioni visibili e evidenti della forma degli occhi, come un'opacità della pupilla, e quindi questi sono segni di allarme. Quindi rivolgersi subito al centro. Sì, e questo può essere il pediatra che magari lo vede per la prima volta e che lo invia, oppure può esserci un accesso diretto.